Ben trovati da Tiziana Bagnato all'edizione pomeridiana della nostra informazione. I temi dell'immigrazione in apertura, dal Regino a Corigliano, oltre 2000 migranti sbarcati questa mattina sulle nostre coste e la macchina calabrese stavolta rischia davvero il collasso. È stato uno dei soccorsi, anzi il soccorso più, più grande di sempre. Sono state giornate difficili, il nostro team è stato impegnato per più di 20 ore contemporaneamente a fianco, ha lavorato a fianco delle altre organizzazioni non governative, della Guardia Costiera, delle navi militari e con tutto questo il, il tratto di mare continuava ad essere affollato. Giovanni adesso sta bene e dorme tranquilla accanto alla sua mamma. Quando è stata soccorsa in mare dalla vostra estia di Save the Children, aveva appena tre giorni di vita. Non si arresta l'ondata a sbarchi. Al porto di Reggio Calabria sono oltre mille i migranti arrivati e contemporaneamente la macchina dell'accoglienza lavora a Schiavonea, a pochi chilometri da Corigliano Calabro, dove la nave Aquarius di Medici Senza Frontiere ha salvato altri mille profughi. Ma già dalle prime luci dell'alba, anche sulla spiaggia di Baia di Riaci, tra Santa Domenica di Ricadi e Tropea, sono stati avvistati 20 nuovi migranti di nazionalità kurda, un altro sbarco autonomo anche sulle coste di Africa, numeri dunque che toccano gli oltre 2.000. Sappiamo che gli Eritrei scappano da una situazione, cioè da un servizio militare senza fine, da una mancanza di libertà, molti di loro arrivano anche dall'Africa subsahariana, scappano da violenze, scappano da persecuzioni, scappano da, da povertà estrema, affrontano un viaggio difficilissimo in cui rischiano la vita. Il continuo flusso di migranti, dice il consigliere regionale Carlo Potrebbe provocare un collasso per la Calabria, malgrado gli sforzi e l'impegno costante. Persiste invece il disinteresse da parte degli altri paesi europei. Dominella Trunfio per la Cinos 24. La cronaca ci porta adesso a Cosenza, dove questa mattina i carabinieri hanno arrestato un farmacista e il presidente di un'associazione ciclistica che avrebbero fornito prodotti dopanti ad alcuni atleti della stessa associazione sportiva. 5 gli indagati a piede libero. Il farmacista era lo spacciatore, il presidente di un'associazione sportiva dilettantistica di ciclismo era il pusher, gli atleti i consumatori delle sostanze dopanti, una brutta storia scoperta grazie alle indagini condotte dalla procura di Cosenza e dai carabinieri del NAS. Due persone sono finite ai domiciliari, si tratta di Antonio Verve, 63 anni, titolare della farmacia della frazione cosentina di Sant'Ippolito, posta sotto sequestro e di Aldo Tarditi, 67 anni, presidente del super team pedala di Cosenza, ex tecnico radiotelevisivo con la passione per il ciclismo. Sono accusati di commercializzazione illecita di farmaci dopanti e truffa ai danni del sistema sanitario. Non è solo la frode sportiva ad essere contestata poiché il titolare della farmacia utilizzando il vicettario del fratello, medico di base denunciato a piede libero, incassava indebitamente i proventi della vendita dei medicinali dal servizio sanitario nazionale. Il guadagno illecito ammonterebbe a 734 mila euro. Le ordinanze restrittive sono state disposte dal GIP Giuseppe Rucci in accoglimento della richiesta del procuratore e capo spagnolo dell'aggiunto Manzini e del sostituto Viscomi. Denunciati a piede libero anche tre ciclisti ed una dipendente della farmacia accusata di esercizio abusivo della professione sanitaria. Sorprende la diffusione del doping anche nelle categorie dilettantistiche, ma da indiscrezioni raccolte nell'ambiente già da tempo circolavano voci strane sulla diffusione di sostanze illecite. Ed anche un poliziotto, qualche tempo fa, dopo aver vinto una gara amatoriale in Puglia, sarebbe finito nella rete dei controlli subendo una squalifica di due anni. Salvatore Bruno per la CNews 24. In Calabria emergenza incendi, andiamo a Dasana e le preservi bonesi. Ieri notte un incendio ha messo in pericolo abitazioni e cittadini. L'azione dei piromani però non si è fermata e la collina, che sovrasta il piccolo centro, continua a bruciare. là, per poco c'eravamo in casa il fuoco. La paura da sana non è passata, anche questa mattina la montagna che circonda il piccolo centro dell'entroterra vibonese continua a bruciare, minacciando il paese che ieri ha vissuto momenti drammatici. Il fuoco alimentato dal vento si è rapidamente avvicinato ad alcune abitazioni che sono state evacuate. Sono stati incendiati oltre 20 ettari di olivo, una situazione veramente disastrosa. Ieri sera ce la siamo viste proprio brutta perché il fuoco ha lambito veramente per poche decine di metri le case. Tra gli sfollati anche questa è appena rientrata nella sua abitazione, ha trascorso la notte da alcuni parenti. Ha avuto paura signora? Ah, è sicuro che ha avuto paura. È stato ter terribile vedere il fuoco vicino alle case, proprio La cosa terribile è stata. Alla fine poteva essere un disastro, ma meno male che è andata così, ringraziamo Gesù Cristo. Eh. Oh, è stata veramente, abbiamo vissuto l'apocalisse perché è stato veramente cioè indescrivibile. Uh, la situazione ora sembra un po' normale, stanno aspettando l'intervento uh, dei vigili del fuoco con un mezzo aereo uh, che decollerà da Catanzaro tra pochi minuti. E adesso sta camminando a terra e sta salendo verso l'alto, però da qua a oggi pomeriggio, se mi cambia il vento, io non lo so che succede. Cristina Iannuzzi per la CNews24. Torniamo adesso ad occuparci dell'omicidio-suicidio che si è consumato ieri a Montalto Scalo nel Cosentino. Vanno avanti le indagini degli inquirenti ed emergono nuovi dettagli. Sentimenti di sgomento e di incredulità continuano ad albergare nel cuore degli abitanti della frazione Santa Vita di Montalto teatro dell'omicidio-suicidio di ieri mattina. La procura ha aperto un fascicolo di corpi di Giovanni Petrasso, assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio a Cosenza, e della moglie Maria Grazia Grosso saranno sottoposti ad esame autoptico. Dei cinque colpi sparati da Petrasso con la pistola d'ordinanza, tre hanno colpito la donna, uccidendola all'istante. Gli inquirenti hanno già raccolto la testimonianza della figlia Alessia in casa al momento della tragedia si indaga per capire quanto possa aver influito la patologia accusata dall'uomo per le quali la gente era stato per un periodo in congedo il quadro è chiaro aspettiamo gli esiti delle indagini tecniche che sono state poste in essere nell'immediatezza la scientifica dei carabinieri con la consueta professionalità supportata dal medico legale e dal, eh, dall'esperto balistico. Eh, parrebbe il classico caso di omicidio-suicidio eh, che però non si chiude nel senso che la Procura continua a lavorarci perché dobbiamo cercare di capire eh, non tanto e non solo le motivazioni ma eh, le circostanze che hanno caratterizzato la disponibilità legale di un'arma in capo a questa persona. Salvatore Bruno per la Cineus 24. E ora la politica, il Consiglio regionale, torna a riunirsi dopo lo stop elettorale. L'agenda, i cambi in vista e le poltrone a rischio. Dopo la pausa legata alle elezioni amministrative, torna a riunirsi il Consiglio regionale. Nutrito l'ordine del giorno, che vede tornare in aula dopo le polemiche delle ultime sedute, la legge, targata Orlandino Greco, che vuole valorizzare il turismo mediante la diffusione del gioco del golf e la costruzione dei relativi impianti. In agenda anche il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio, i rendiconti di Ader per Calabria Lavoro e la discussione sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio della curatela fallimentare della Sogas per garantire la continuità del servizio all'aeroporto di Reggio. La giornata, tuttavia, sarà utile per monitorare anche lo stato di salute degli schieramenti dopo le amministrative. Con la ferita di Catanzaro ancora aperta, Oliverio e Suoi devono adesso mettere mano al rinnovo dell'ufficio di presidenza e delle commissioni, scaduti a metà legislatura. Tanti nodi da sciogliere a partire dall'ufficio di presidenza dove arrischiare Ceppino Gentile dopo la decisione di Alternativa Popolare di appoggiare Abramo a Catanzaro. A rischio nelle commissioni Baldo Esposito per le stesse ragioni e Arturo Bova che si è autosospeso dalla presidenza dell'Antindrangheta dopo il diffondersi notizie relative ai suoi rapporti con la criminalità nell'ambito dell'operazione Johnny. Dal primo confronto odierno dovrebbe venir fuori la data della riunione di maggioranza in cui saranno affrontati i delegati nodi, insieme alle modifiche alla giunta che dovrebbero arrivare in contemporanea. Riccardo Tripepi per la CNews24. E ora lo sport con il calcio, svolta societaria a Catanzaro. Mancano i dettagli, ma il club giallorosso potrà tranquillamente iscriversi al prossimo campionato contando su una nuova società. La svolta c'è, questa volta davvero. Il Catanzaro ha un nuovo assetto societario. Da definire solo i dettagli. Dopo sei anni, finisce l'era della famiglia Cosentino, investita dai noti problemi giudiziari in seguito all'inchiesta Moneygate. L'U.S. torna così nelle mani della classe imprenditoriale locale. A capo della nuova cordata, la famiglia Noto che dovrebbe rilevare la maggioranza del pacchetto societario, completato dai gruppi Mottola D'Amato, Rossi e Colossimo. Nelle prossime ore verranno precisati impegni e percentuali, ma la crisi è rientrata. Almeno per adesso. Il club dei Tre Colli verrà ricapitalizzato. Azione finanziaria che permetterà di chiudere i conti legati alla passata stagione, iscrivere la squadra al prossimo campionato e garantire la fideiussione a 300.000 euro necessaria alla domanda di partecipazione. Tutto dovrà essere perfezionato tra il 30 giugno e il 5 luglio. Insomma,. La manovra, attuata dalla sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, sembra aver prodotto i frutti sperati. Il Catanzaro è salvo. Se quella messa in piedi dal primo cittadino sia una società traghettatrice creata solo per scongiurare il fallimento, lo capiremo nei prossimi giorni. All'orizzonte, infatti, pare ci sia un gruppo di caratura nazionale pronto ad investire sui colori giallorossi. Ma questo è un altro capitolo. Alessio, buon passo per la Cinus24. È tutto, l'informazione della C torna in diretta alle 19.30.